Buongiorno, oggi spieghiamo una bella cosa. Qual è la differenza fra categoria 5 e categoria 6? Andiamo a vedere. La differenza sostanziale tra un capo categoria 5, 5E, 6, 6A, 7, eccetera, eccetera, sostanzialmente sta nella prestazione che il capo può dare in termini di larghezza di banda e in termini di resistenza alle interferenze. In sostanza, la differenza tra un capo categoria 5, categoria 6 o categoria 7 sta nella capacità innanzitutto di resistere alle interferenze e soprattutto sta nella sua capacità di trasmettere i dati più velocemente. Quindi un categoria 6 trasmetterà i dati più velocemente di un categoria 5. Come per i cavi, ovviamente anche le prese Ethernet, quindi le RJ45, esistono categoria 5 e categoria 6. Ovviamente è sempre consigliabile, se utilizziamo un cavo di categoria 6, installare prese di categoria 6. Se dovessimo installare delle prese categoria 5 dopo aver installato un cavo categoria 6, non succede assolutamente niente, ma ovviamente non avremmo le prestazioni che può darci un cavo di categoria 6. Oltre alla differenza di categoria, i cavi di rete possono essere anche FTP, cioè vale a dire schermati, o UTP, cioè vale a dire non schermati. Il cavo UTP è un cavo composto da 8 fili intrecciati a coppie e queste coppie sono a loro volta intrecciate tra di loro. Poi esiste il cavo STP, che ha la schermatura intorno ad ogni coppia e intorno a tutto il cavo. E infine c'è l'FTP, che è schermato soltanto all'esterno e non ha la schermatura su ogni coppia come il cavo STP. Come al solito, se hai altre domande da fare sui cavi categoria 5 e categoria 6, o sui cavi Ethernet in generale, puoi mandare un'email a info@mbstore.com o lasciare un commento sotto questo video su Facebook o su YouTube. Un saluto da Gianluca ed mbstore.com. Ciao!